Bentrovati a questo speciale notiziario. Per la verità, questo sarà uno speciale speciale notiziario, perché lo facciamo in casa, lo facciamo fra noi, ogni tanto capita. E perché? Da un po' di tempo, se voi seguite i nostri programmi, andate su Facebook, troverete che c'è una cosa, diciamo, nuova rispetto al passato, perché c'era stato un tentativo lo scorso anno, poi ci sono state le elezioni, abbiamo cercato di evitare di fare questo tipo di trasmissioni, perché quando si è in campagna elettorale anche una battuta può essere interpretata male. Allora, dopo che ci sono state le elezioni, si è insediata la giunta, si sono insediati tutti i consiglieri comunali, da verso ottobre-novembre circa è ricominciata questa trasmissione. Di che cosa stiamo parlando? Non so se lo pronuncio bene, perché si dice proprio in dialetto molese, a sponzare. Che cos'è a sponzare? Che cos'è la sponzara? Che c'è scusa? Vabbè. La sponzara, madonna, come profuma. La Mettiamola qua. sponzara, per chi non lo sapesse, è la cipolla. La cipolla che ha però queste foglie. Novella. Si chiama cipolla Cipolla novella. novella. E chi sono i due amici che sono qui stasera, ospiti della mia trasmissione? Abbiamo Michele Pesola e Nick River. Perché lui dice Nicola Fiume, L'operatore. che fa sempre l'operatore in tutte le trasmissioni e che questa volta sta da questa parte e che è un po' l'animatore insieme a Michele di questa asponzala. Innanzitutto, tu sai perché si chiama sponzala? Ah, No. non lo sai? No, quindi proprio è So una solo parola che dialettale, si mangia. si mangia. Questa è quella che si usa. Lo dico a quelli che non sono molesi, e i molesi lo sanno, ma è solo a Mola? No, voglio No, la dire, usano la anche in usano Puglia, la parecchio, la usano. usano in tutta la Puglia, perché il calzone che si fa nella Settimana Santa soprattutto, lo si fa proprio usando questo tipo di cipolla, vero? Anche i panzerotti che si fanno a Natale. Anche i panzerotti, beh, io sinceramente i panzerotti non li ho mai mangiati con questa cipolla, il calzone sì, E ma non sai quello che ti è perdi. vero. Beh, allora, quando sarà il prossimo Natale, mi auguro di poterli mangiare con la cipolla. E quindi la sponzala, che poi la sponzala che significa sponzare, sponzare, cioè questi due amici vanno in giro per Mola e fermano e fanno delle interviste un po' così, delle interviste semiserie, possiamo dire, ai vari personaggi di Mola, in vernacolo molese, ai vari personaggi di Mola, a chi occupa un posto di rilievo a Mola, e quindi anch'io l'ho subita, è stata già mandata in onda la sponzala che hanno fatto a me, e quindi è un modo così per fare due chiacchiere con una persona così in maniera semiseria. Come stanno andando le cose, Michele? Abbastanza bene, addirittura mi dicono stanno richieste che vogliono la nostra intervista, Ah, cioè addirittura adesso siamo più chiamano. noi che dobbiamo andare, ma sono loro che ci chiamano. Quindi sta avendo successo, Nicola. Non gli piace. E chi la vuole vedere Noi abbiamo dove fatto anche un canale chiamato lasponzala.com, però in realtà va tutto su Mola di Bari TV perché è l'unica in Quindi se esclusiva. uno va su Mola di Bari TV È all'esclusiva Mola di Bari TV per questo. va, clicca su Sponzala, la sponza, sponzala. la Basta sponza. trovare anche su Google, scrive la sponzala, ti La, viene ecco come si scrive, uno la potrebbe, uno che non è la sponzala. sponzala con la Z di Con la Z Zorro. di Zorro. Ecco, la sponzala. Per scrivere la sponzala, niente Mola di Se Bari, uno su scrive la sponzala, Google si trova noi. si vede tutte le Noi ci trasmissioni siamo. della sponzala fatta fino Sì. adesso. C'è qualche cosa, ecco, in questo peregrinare, voi continuerete naturalmente nei prossimi giorni, ma c'è addirittura una novità. Non solo loro andranno alla ricerca di qualche personaggio a cui consegnare anche la sponzala, tipo, ecco, per scimmiottare anche altre trasmissioni, tipo il Tapiro d'Oro, oppure come faceva Fabio Mingo il Il Provolone. provolone, noi abbiamo la sponzala. E noi abbiamo la sponzala, quindi noi molte volte potremo noi regalare la È sponzala. una cipolla tipica molese. Quindi si potrà regalare la sponzala a chi ha fatto qualcosa di particolare a Mola. Perfetto. Ecco, anche questo. Se Anche no, questo. altrimenti è solo un'intervista conoscitiva Conoscitiva. e basta. Fra le trasmissioni che avete fatto, c'è qualcuno in particolare che ha colpito, sia per le risposte, per come sono andate le cose? Più che altro sono state abbastanza generiche.
Tutte sono state, hanno qualcosa di particolare che hanno. Ognuno Ognuno qualcosa. qualcosa di particolare ce l'ha, non c'è qualcuno Ma tu specifico. fai le domande in dialetto molese quando. Sempre, rigorosamente in dialetto molese. E se no, se posso rispondere in dialetto molese, beh, se no pazienza. Ho capito. Nicola, come reagiscono quelli che No, vengono beh, tutti intervistati da quanti voi? allegri, nessuno, tutti Accettano? accettano, sì, lo scherzo. Inizialmente quando ci furono i politici, iniziamo con i politici noi prima della campagna elettorale, mettemmo un giuramento e tutti quanti giurarono, compreso l'ex sindaco di Perna e l'attuale sindaco di Ausiliano, giurarono, diciamo che l'unico Giurarono che cosa? Eh giurarono di mantenersi nello scherzo, di non offendere, di non. sì, perché poi, vabbè, tutto deve essere sempre mantenuto nell'ambito Dello dello scherzo. scherzo, voglio dire, senza esagerare, no? Senza offendere No, nessuno. È assolutamente. una trasmissione così, giusto Chiaramente, per ridere un po' anche. chiaramente bisogna dire anche le cose vere. Dietro la battuta, per Per esempio. esempio, che Mola è sporca. È com'è, Mola è E non sporca, è colpa come della tutte le amministrazione di città. Lombardo, No. ma è colpa nostra. Certo, molto. È nato anche, ogni sabato, è nato anche un TG invernacolo, che è la Fontana TG, c'era ogni mercoledì, quindi Eh sì, quindi allora abbiamo la sponsava che va in onda ogni ogni sabato sabato. e comunque il bello della web TV è che le trasmissioni fatte rimangono sempre lì, per cui uno, anche se non le ha viste, va, clicca e se la Perfetto. vede. Invece dalla sponsava questa trasmissione satirica, semiseria, nasce poi un telegiornale della Telegiornale, che sponsava, serve. dove Michele, in dialetto molese, in modo che anche lui, rigorosamente in dialetto molese, dice qualche cosa di quello che avviene a Mola, di quello, Di quello che vediamo di quello che vediamo camminando per la camminando, strada, ecco. senza andare ad approfondire e nello Senti, specifica siccome ci questo. stiamo avvicinando al carnevale, che cosa possiamo suggerire per il carnevale? Potrebbe essere per esempio un abbinamento. Ci avete pensato? Si può fare, Che cosa si per potrebbe esempio, fare? che qualcuno vestito in maschera può dire, visto che non si vogliono esporre molti, possono chiamarci e dirla loro sull'andamento del nostro paese. Ma si farà qualcosa a carnevale, Per sapete? forza, noi siamo sempre. Ma no, dico, a livello cittadino il carrettone quest'anno ci sarà? Ci sarà il Sì, lo carrettone. stanno Sì, lo stanno preparando. preparando. È vero? Sì. Ti risulta? Mi risulta. Andremo anche a E chi lo spostare. sta preparando? E Sempre adesso. Ah, non si può dire, non ho se capito. no non mi posso sbilanciare, è giusto. I classici, no? Sempre quelli? Sì, sempre Quindi si quelli. farà Per quest'anno il forza. carrettone? Il carrettone è la tipica manifestazione che si fa a carnevale. Oh, che carnevale fra poco arriva. È già Voglio arrivato. dire, Ma è quello che stiamo. arriva Pasqua, Perché ma pure quest'anno domenica. il carnevale, perché il 7 febbraio, giorno molto importante per me, il 7 febbraio, è l'ultima domenica di carnevale addirittura. E Ehi, c'è finito, quindi carnevale. siamo già al 17, oggi stiamo registrando, oggi è 16 gennaio, e il carnevale quest'anno proprio c'è Poco poco tempo, spazio. poco spazio. E quindi Lo l'occasione sfrutteremo al massimo. Del carnevale, perché a carnevale ogni scherzo vale, e Beh, quindi se non c'è la sponsala. se non si approfitta Però, durante. naturalmente, la sponsala, oltre la trasmissione, si può assaporare meglio nel periodo di Pasqua, che hai detto tu. La settimana di Pasqua È Pasqua che ci arriva, quest'anno arriva a marzo, quindi 7 sente marzo, questi è la odori del settimana. paese. Ma non è soltanto gli odori del paese mentre lo stanno cuocendo con la ricotta forte. E come si usa? Ecco, tu che sei un esperto, da quello che ho capito, sei un esperto Non so, a mangiarla si è mangiata come. solo a mangiarla, ma dove si usa? Soltanto fare il calzone, il Calzone e famoso. i panzerotti. Ah, pure i panzerotti, abbiamo detto prima, e però accompagnato solo con la cipolla, questa Sì, sponzata con i per panzerotti. esempio, mia madre la usava anche quando faceva riso, patate, zucchina e patate. La tagliava la parte bianca e con olio e aceto usava come insalata. Senti, questa io la sponzala, sinceramente, la vedo adesso per la prima volta, non l'avevo mai vista.
Allora, naturalmente queste sono le radici Sì, d'Italia, no? vengono Quindi, tolte tutte le foglie. e le foglie si usano? Sì, Queste foglie vengono però una usate, parte solamente. diciamo, la La parte parte più tenera. più tenera. Quindi diciamo che questa Anche così, più in alto, perché anche se li fino puoi qua. Quindi cuocere. questa ve lo dico per chi non se ne intende come me di queste, perché Dillo io sono un abituato alle cipolle, quelle tonde, po'. Si tolgono piccoline, le quelle quando una volta. foglie così, in questa maniera. Ecco, si tolgono le foglie così, Così. E poi si e toglie quindi di sotto, di qui sotto. c'è questa parte Ecco, qua, ma guarda, io no, non l'ho mai, guarda, è veramente, buonissima. Si sembrerà strano, ma io non l'ho spera mai così. pulita, non ho mai pulita una sponzala, ma è molto profumata, più Si mette nella cipolla normale. della cipolla normale, perciò viene usata nel calzone. Ed è meno acida di quella. Ma questa si usa, per esempio, quando si fa, in cucina, si fa il sugo. Raramente lo Raramente, faccio. perché sarebbe troppo forte il sapore, Sicuramente. giusto? Per questo motivo, perché mi rendo conto che è molto. È come se l'hai aperta la cipolla che ti brucia gli occhi, E poi quindi. questo brucia? No, Brucia gli questo occhi? meno. Brucia meno, quindi è meglio. E va bene, allora, ma io sento, sto per starnutire, allora interrompiamo, facciamo la pausa pubblicitaria. Ah, la.